Nel momento esatto in cui Max Allegri, Paolo Dybala, Weston McKennie e tanti altri si stanno ritrovando a Torino al J Medical per visite mediche, foto di rito e per iniziare ufficialmente la stagione 21-22, io voglio affrontare un caso molto spinoso, terribilmente spinoso, che è quello legato a Cristiano Ronaldo. Tanto vi ringrazio perché ieri sera ho deciso di registrare un video che vi ho pubblicato questa mattina che riguarda Jorginho e sto iniziando a pubblicare video anche ad orari insoliti per parlare un po' di tutto quello che c'è, perché si è visto che è finito l'Europeo, iniziano ad esserci tante tante notizie di cui discutere e quindi vi ho pubblicato il video su Jorginho questa mattina e se ancora non l'avete visto ve lo lascio qui sopra nelle schede. Vi chiedo un mi piace, come al solito, di mettervi comodi, di rilassarvi, perché da campioni d'Europa in carica con la nazionale ora proviamo a rivincere qualcosa di importante, con tutto rispetto per la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana vinta da Pirlo l'anno scorso, anche con la Juventus. Lo sapete, ve lo dico già subito, perché il video su Jorginho non è una certezza di dirvi che Jorginho arriverà alla Juve, anzi, è la premessa è chiara e definita. L'unica trattativa avviata dalla Juventus in questo momento è quella legata a Locatelli e questa potrebbe essere la settimana decisiva per la chiusura, ma per tutte le altre notizie di mercato, gli altri rumor, le chiacchiere, c'è OneFootball da scaricare gratuitamente, il link è qui sotto in descrizione, un'applicazione che non può mancare sui vostri smartphone e che fortunatamente è lo sponsor di questo canale YouTube. Iniziamo subito. Cristiano Ronaldo, il re, e vive il re. Vi dico anche che per fare questo video mi sono ispirato a un video di Saidonia, di Pokémon Millennium. Probabilmente tanti di voi lo conosceranno, io lo conosco da una vita, ancora né io né lui avevamo un canale YouTube, ci conosciamo veramente da quasi 10 anni, una roba del genere, 2012-13. E lui parlava di una meccanica legata al gioco dei Pokémon, che era quella della Mega Evoluzione, della Dynamax e delle Mosse Z, che era un semplificare terribilmente tutti i concetti che in Pokémon esistono dal 96 ad oggi, faccio un breve riassunto per chi non è ferrato sull'argomento, e consisteva nel potenziare incredibilmente un Pokémon in un determinato turno per vincere più agevolmente sull'avversario. E questa cosa mi ha ricordato tremendamente Cristiano Ronaldo alla Juventus. Cosa succede? L'ultimo anno di Allegri, la Juventus decide di fare quello che è stato definito il colpo del secolo, Cristiano Ronaldo. Giocatore che aveva vinto una marea di palloni d'oro e veniva da 3 Champions consecutive, in quel momento storico il calciatore migliore del mondo, e in quel momento storico una Juve al quinto anno di Allegri che aveva sempre fatto benissimo in Champions League ma senza mai riuscire a vincerla. Una sconfitta a Berlino, una sconfitta a Cardiff, tante rimonte anche stroncate, la più clamorosa quell'anno lì da Cristiano Ronaldo al 95esimo su calcio di rigore al Bernabeu con l'espulsione di Buffon e Szczesny che non riesce a fare il miracolo con Benatia che all'ultimo secondo annulla completamente una rimonta storica 3-0 al Bernabeu. Pensarci adesso fa ancora male. E allora la Juve lì pensa, bene, siamo già messi discretamente bene, aggiungiamo il tassello che è il top player, che è Cristiano Ronaldo, e vediamo un po' cosa succede. Quello che è successo anche a causa Covid, dobbiamo dire le cose come stanno, ma sicuramente non solo a causa Covid, è stato un po' un disastro, possiamo dire un disastro, perché da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, la Juventus è peggiorata sotto il punto di vista del rendimento delle vittorie finali rispetto a quando invece Cristiano Ronaldo giocava a Madrid. E so che questo appare come una cosa assurda e clamorosa, ma il campo ci sta dicendo questo. Il primo anno con Allegri non riesce neanche a vincere la Coppa Italia, il double era bene o male una cosa assicurata con Allegri, vince la Supercoppa però, gol di Cristiano Ronaldo contro il Milan, quindi 2 titoli. L'anno dopo con Sarri, lo sappiamo, è arrivato il Covid, è stata una stagione travagliata, ma perdiamo la finale di Coppa Italia con Napoli, calcio di rigore, e vinciamo lo scudetto, alla fine la classifica reciterà soltanto un punto, ma non è stato così. Però ascoltando le parole di Sarri a Sport Italia, dicendo che lui si è arrabbiato molto anche delle litigate importanti con la dirigenza, con i giocatori, su questa carraspina lì, e poi ci arriveremo e si porta a Lione, questa cosa qua, e quest'anno con Pirlo, anche qua ci sarebbe da scrivere pagine di storia, raccontare ore e ore di video, però quest'anno nemmeno lo scudetto, dopo 9 anni di successi, e ok la Coppa Italia, e ok la Supercoppa, ma come dicevamo all'inizio, se vogliamo, sono trofei secondari rispetto alle ambizioni che deve avere una squadra come la Juventus, e una Juventus con Cristiano Ronaldo, all'inizio dell'anno. Cristiano Ronaldo, non dimentichiamocelo, è un giocatore da 101 gol in 3 stagioni. Mai nessuno nella storia della Juventus, e probabilmente nemmeno della Serie A, era riuscito a fare
una roba del genere, il giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol con la maglia di una squadra in Italia. Cristiano Ronaldo, secondo me, è impossibile da criticare. Eppure sta succedendo, eppure sta accadendo. E io ve lo dico tranquillamente, ma ve l'ho sempre detto, io non lo cederei. Perché se hai Cristiano Ronaldo hai sempre quel qualcosa in più. Non sono però uno di quelli che a tutti i costi vuole difendere Cristiano Ronaldo. Io, anzi, a priori, a prescindere dal calciatore, ma anche al di fuori del calcio, sono uno che difficilmente prende una strada ed è quella. Io cerco sempre di argomentare i pro e i contro. E io so che ci sono tanti pro sotto il profilo puramente sportivo nell'avere Cristiano Ronaldo, ma ci sono anche tantissimi contro. Cristiano Ronaldo lo prendi per vincere la Champions, o comunque per provare a vincere la Champions, perché come ricorda anche Sarri, come ha sempre detto Allegri, la Champions sì è un obiettivo, ma non è detto che poi la vinci. Ci sono tante altre squadre che provano a vincerla, ed è un insieme anche di fortuna, di stato fisico, psicologico, di quel momento chiave lì. Ed è una competizione diversa all'europeo, che lì si gioca in un mese, la Champions invece è su tutto l'anno con altre competizioni nel mezzo, quindi non hai nemmeno la possibilità di concentrarti solo su quella. Però il dato di fatto è questo: prendi Ronaldo, esce ai quarti con l'Ajax, agli ottavi con il Lione, agli ottavi con il Porto. E se Cristiano Ronaldo sembrava quel tasto da premere nei momenti di difficoltà per superare i nostri limiti, per andare oltre quello che avevamo sempre fatto, alla fine Cristiano Ronaldo si è rivelato un investimento centratissimo, azzeccatissimo, perché il calciatore ha fatto estremamente bene, ma fallimentare per la gestione che la Juventus ha avuto nei confronti di Cristiano Ronaldo. E lo dice ancora una volta Sarri: se tu hai Cristiano Ronaldo in rosa, tu devi costruire una squadra per Cristiano Ronaldo. È una roba che sto dicendo tanto, troppo, negli ultimi tempi. Cristiano Ronaldo quest'anno potrebbe benissimo andarsene e non sarebbe nulla di scandaloso e clamoroso. E ribadisco, ripeto ancora una volta, io lo terrei. Ma capisco che è ipocrita tenere un giocatore soltanto perché si chiama Cristiano Ronaldo, perché ha fatto tanto bene in carriera, ha fatto tanto bene alla Juventus e perché ci può dare quell'out, quell'uscita per vincere la Champions, se poi la società in primis non è disposta a venire incontro a Cristiano Ronaldo. E già dal primo anno di arrivo di Cristiano Ronaldo, la mia idea principale, e a distanza di 3 anni non è cambiata, è che appena prendi Cristiano Ronaldo, fai di tutto per costruire una squadra per Cristiano Ronaldo. E il primo anno ci si prova pure. Si fa un'ottima campagna acquisti, secondo me. Cancelo, ritorno a Spinazzola, Moise Kean rimane alla base, quindi vai a creare anche un sostituto anche per Mario Mandzukic. Si cede Higuain e quello è un po' un punto di non ritorno sull'investimento fatto, che alla fine col senno di poi non ha portato neanche quello i frutti desiderati. E arriva Perin come vice di Buffon, torna Bonucci, insomma si cerca di costruire una squadra pronta nell'immediato a Emre Can per provare a vincere la Champions con Cristiano Ronaldo. Secondo me non è stato un brutto mercato, secondo me è stata una stagione che a un certo punto esplode in una bolla di sapone. L'anno dopo si prende Sarri, si cerca di cambiare tutto e per me non è neppure una colpa aver salutato Allegri. E lo dico da amante di Allegri, da tifoso assolutamente contento dell'arrivo di Allegri in questo momento, del ritorno di Allegri alla Juventus. Ma in quel momento storico lì, se con 5 anni di Allegri non si è mai riuscito a vincere la Champions e aggiungendo pure Cristiano Ronaldo non si è riuscito a vincere la Champions, se l'obiettivo e la volontà della Juventus in un momento storico che aveva quella squadra lì era vincere la Champions, allora ci sta a cambiare. Ma l'abbiamo sempre detto, devi cambiare in meglio. Nel momento in cui scegli Maurizio Sarri, sai per certo che è un processo lungo, un procedimento lungo e anche umanamente sarà difficile per te e per lui e devi venirgli incontro. Sarri dice che a ottobre col suo staff fa una riunione e dice: andiamo via adesso, proviamo a vincere lo scudetto e poi andiamo via. Segno che lui non stava bene e tante volte si è visto anche da parte della Juventus che non stava bene con Maurizio Sarri. Un matrimonio destinato a naufragare, in cui tutti e due alla fine si sono accorti di non essere compatibili. Però la Juventus non ha fatto un mercato per Maurizio Sarri. Assolutamente no, perché Ramsey, Rabiot, De Ligt, Danilo, sono tutti giocatori che li prendi perché li devi prendere. Occasioni di mercato, è inutile, ci torniamo sopra. Occasioni di mercato. L'anno dopo con Pirlo decide di abbassare l'età media e di ricominciare tutto ancora da capo e dare via giocatori che erano arrivati a fine ciclo e per un momento di difficoltà economico legato al Covid decidi appunto di abbassare tutte le spese superflue e di ritornare alla gioventù. A Pirlo prendi Chiesa, a Pirlo prendi Kulusevski, a Pirlo prendi Morata, a Pirlo prendi
McKennie, Pirlo, prendi Artù, tutti i giocatori comunque relativamente giovani, il più vecchio è Morata che è sotto i 30 anni, insomma, diciamo che è un calciomercato che va nella direzione che volevi prendere te. Però ragazzi, intendiamoci, noi nell'anno che compriamo Cristiano Ronaldo lo compriamo con l'obiettivo di vincere la Champions. L'anno dopo, cambiando allenatore, abbiamo un nuovo obiettivo che è quello di vincere, sì, ma vincere anche in un certo modo. E tra l'altro non facciamo niente per aiutare l'allenatore che abbiamo preso, che è una scommessa folle a raggiungere quell'obiettivo. L'anno dopo, per discorsi anche appunto economici, abbiamo un nuovo obiettivo che è quello di abbassare l'età media, ridare entusiasmo, definirci una squadra che si può autogestire. Quest'anno torna Allegri. È un obiettivo chiaro, in testa non ce l'abbiamo neppure, perché non sappiamo nemmeno in che direzione andrà il calciomercato. E si parla di un Ronaldo che potrebbe andare via o rinnovare perché conviene un po' a tutti, perché ora nessuno è disposto a pagare Cristiano Ronaldo. Ma allora la domanda che mi viene da fare è: ma perché si è preso Cristiano Ronaldo? Perché non si è data continuità all'idea di fare la Juve per Cristiano Ronaldo? Perché se prendi uno come Cristiano Ronaldo, lo sai che un po' di gruppo lo vai a sacrificare. E sono dell'idea che se Allegri parte bene e finisce male, Sarri parte bene e finisce male, Pirlo non parte benissimo, poi ha un momento in cui prende mano la squadra, poi un momento terribilmente buio e poi per fortuna sul finale riesce un po' a tirare sulla testa e all'ultima partita emblematico escludendo Cristiano Ronaldo. Allora un piccolo dubbio mi viene, e mi viene a maggior ragione guardando l'Europeo dell'Italia, in cui si è creato un gruppo fantastico di giocatori che, bene o male, insieme cosa ci saranno stati? Un mese e mezzo dal ritiro. Bonucci parla del ritiro in Sardegna, ci saranno trovati a Coverciano varie volte, però sono giocatori che non sono cresciuti tutti insieme. Per intenderci, nel 2006 vinciamo il Mondiale, è un gruppo di giocatori, è quella generazione lì, la differenza sarà di 2-3 anni al massimo tra i titolari, e quando smettono alcuni, smettono praticamente tutti, se non un paio, Pirlo, Buffon, perché sono giocatori cresciuti tutti insieme e si conoscono da sempre. Questo non era il caso di questa nazionale. C'erano Bonucci, Chiellini, che erano i vecchiacci, c'erano i Raspadori, cioè, insomma, c'erano tanti giocatori che non si erano mai visti, ma anche tra i titolari, che si conoscevano poco, o addirittura che giocavano all'estero, come Verratti e Jorginho, che alla fine sono stati abbastanza importanti, mi viene a dire. E com'è possibile che in così poco tempo si sia andato a cementificare tutto ciò e che Ronaldo in 3 anni di Juve l'unico vero amico che gli abbiamo visto avere è Pinsoglio e con gli altri è sempre un pochino distaccato? Lo sai, quando prendi Cristiano Ronaldo un po' al gruppo rinunci, ma se rinuncio al gruppo io voglio che venga poi potenziato quel profilo di squadra, quel famoso pulsante premo o Cristiano Ronaldo e si vince di più. Vuoi perché Ronaldo, lasciando stare l'atto sportivo, dove ha segnato tantissimo e ha fatto forse anche troppo rispetto a quella che era la squadra e la potenzialità della squadra, un pochino sotto il profilo caratteriale, essendo una prima donna, tante volte ci siamo ritrovati a dire Ronaldo è così, prendere o lasciare, e ti va bene, ripeto, quando arrivano i risultati, ma quando non arrivano i risultati non ti va più bene. Vuoi perché Ronaldo inizia anche a essere vecchio e forse deve anche cambiare il suo approccio, perché se quello che faceva una volta andava bene, non hai più 20 anni, non hai più 30 anni, inizi ad essere vecchiotto, devi anche adeguarti a quelle che sono le tue nuove esigenze del tuo fisico e anche quelle che sono le esigenze di una squadra che ti va a riconoscere con stipendio importante, che in questo periodo lo hai visto con i tuoi occhi, non andrebbe a riconoscerti nessuno per l'età che hai e per i soldi che girano. Quindi, esempio stupido, se Allegri oggi entra alla Continassa e parla con Dybala e dice guarda Dybala, rinnova per favore perché Ronaldo non sarà un problema perché giochiamo col 4-4-2 e siete voi due lì davanti, Ronaldo quando arriva dal ritiro, quando ritorna dalle ferie, un po' viene a dire eh sì, però io la punta non la faccio, perché è finito quel periodo in cui si poteva veramente ragionare su Cristiano Ronaldo. L'abbiamo fatto il primo anno, è andata male, già il secondo anno si è cambiato il tiro ed è rimasto, quindi si vede che comunque andava bene. Il terzo anno è stato detto chiaro e tondo, si fa una roba in prospettiva, il quarto anno non si può programmare su Cristiano Ronaldo, come non si può programmare su Chiellini, perché sarebbe follia, sarebbe assurdo. Un altro punto che voglio sottolineare è quello legato alle esclusioni dalla Champions. Abbiamo detto Ajax, Porto, Lione, con tutto il rispetto per queste squadre, ma infinitamente inferiore alla Juventus di Cristiano Ronaldo. La Juventus esce contro queste squadre, ma non dovrebbe mai accadere una roba del genere. Poi succede, perché il calcio è bello anche per questo. Bello non per me che tifo Juventus, bello per loro che buttano fuori la Juventus di Cristiano Ronaldo. Però perché?
tutte le volte, nel momento esatto in cui la Juventus viene eliminata, escludendo quella con Lione di Sarri perché era stata l'ultima partita della stagione, poi c'è una ripercussione tremenda sul campionato, sulla Coppa, su quello che volete. Perché? Perché sia con Allegri sia con Pirlo, una volta usciti, si è morti. Perché Ronaldo addirittura quest'anno, una volta uscito dalla Champions, fa quella tripletta perfetta col Cagliari destro, sinistro, testa, e poi una serie di partite in cui è invisibile, salvo poi risorgere nella partita, nella doppietta con l'Udinese, e ci porta in Champions, e poi scomparire nuovamente. Perché? Perché sì, perché questo è Cristiano Ronaldo. Ma ancora una volta lo torno a dire. 3 anni fa, magari certe cose le potevi anche accettare di buon occhio, anche perché erano 3 anni in meno di Cristiano Ronaldo, e non è poco, ma poi perché arrivava il campione, la Juventus aveva il dovere di costruire la squadra per Cristiano Ronaldo, cosa che non è stata fatta, e quindi la Juventus ha delle grandi colpe di gestione dei tecnici, perché è stato scandaloso come sono stati gestiti gli allenatori in questi anni, ha pagato Paratici, se n'è andato pure Marotta. Adesso vedremo con Chirubini, Nedved, arriva bene, che cosa succederà. Si sono dati più potere ad Allegri. Magari si è arrivati al punto di dire: ragazzi, abbiamo fatto una marea di disastri, ed è innegabile, la Juventus ha fatto dei disastri in queste stagioni e ora vuole cercare di rimediare su una persona di fiducia che è Massimiliano Allegri. Ma Massimiliano Allegri Cristiano Ronaldo lo vuole oppure no? Io credo che ragioni un po' come me, nel senso, Cristiano Ronaldo non sarà mai un problema sotto il profilo del campo, perché sul campo Cristiano Ronaldo non ha bisogno di presentazioni e lo sappiamo come risponde. Sarri dice un'altra cosa intelligente. Io ho visto tanti juventini indignati dall'intervista di Sarri a Sport Italia. Secondo me è stata un'intervista normalissima, nella quale tira fuori anche dei punti di riflessione interessanti. Se la Juventus lavora male, è giusto dire che la Juventus lavora male. È inutile. È diverso offendere la Juventus a prescindere. Però Sarri lì cosa dice? Se la squadra ha bisogno di snellire il monte ingaggi, allora devi dar via Cristiano Ronaldo, perché è meglio perdere Cristiano Ronaldo che 5-6 giocatori che insieme fanno la somma di quello che prende Cristiano Ronaldo. Perfetto, sono d'accordo su tutta la linea. Se invece la squadra può permettersi Cristiano Ronaldo, può permettersi di costruire una squadra per Cristiano Ronaldo, allora è giusto che rimanga, ancora una volta, perfetto. Quindi la domanda ora è la seguente: la Juventus ha i mezzi di trattenere Cristiano Ronaldo e creare una squadra più competitiva di quella dell'anno scorso? Sì o no? Perché se la risposta è sì, Cristiano Ronaldo deve rimanere, perché lo ripeto e lo ribadisco ancora una volta, non sarà mai un problema sul campo per la Juventus. Se la risposta è no, e devo cedere Demiral, e poi devo cedere Rabiot, e poi devo cedere, Dybala, perché se no Cristiano Ronaldo non lo mantengo, no, non ci sto, e non stiamo parlando di Demiral, Rabiot, Dybala, l'unico è Dybala che negli anni ci ha fatto vedere di essere un qualcosina in più ed è estremamente distante da Ronaldo. Dybala è un centesimo della forza di Cristiano Ronaldo e forse non ci arriverà mai, però preferisco trattenere Rabiot, Demiral e Dybala per andare avanti, che sono giocatori anche relativamente giovani, piuttosto che trattenere Cristiano Ronaldo un ultimo anno, magari anche contro voglia, perché lui va via ma nessuno gli offre niente. E allora delle due rinnovi, ti fai 2 anni in cui te ne prendi 40, in 2 anni però sono 20 quest'anno. E allora andiamo a risolvere quel problema economico. Sta tutto lì. Ma poi, banalmente, Cristiano Ronaldo, Messi, quello che volete. Se un giocatore non ha più voglia di stare lì, è giusto che se ne vada. Io non tratterrò mai nessuno contro voglia alla Juventus. E ripeto ancora una volta, l'Europeo che abbiamo vinto, l'abbiamo vinto non perché eravamo i più forti. O magari sì, ma probabilmente no, perché sulla carta non eravamo i più forti. Siamo quelli che ci hanno creduto di più, quelli che hanno avuto più voglia, che hanno mangiato l'erba, che hanno superato i limiti e che hanno creato il gruppo migliore. Non avevamo top player, non ce n'erano di top player. Jorginho, Chiesa, Chiellini, metteteli in mezzo, ma non sono Cristiano Ronaldo e non lo saranno mai. Mi auguro che Chiesa possa avvicinarsi, ma non ci credo. Magari qualcosina, ma non lo fa la carriera di Ronaldo. Poi, Fede, stupiscimi. Però c'era il gruppo. E quindi le strade sono due: o è il campione, la squadra che gioca per il campione, tutto gira bene come è stato il Real Madrid, o c'è il gruppo, anche senza il top player, ma con dei giocatori discretamente forti, perché senza i giocatori forti e i soldi non vai comunque da nessuna parte, ed è l'Italia di Mancini. Cosa sarà la Juve di Allegri che parte ufficialmente oggi? E per favore non venitemi a dire una via di mezzo, perché io non ne posso più
di dire però allora quest'anno tengo Dybala perché l'anno prossimo avrò Ronaldo, però se quest'anno avrò Ronaldo tengo Dybala, allora non si sa su chi si punta. Si deve puntare su Federico Chiesa. Tra Dybala e Ronaldo si deve puntare su Federico Chiesa. È una verità che fa male, è una verità che in pochi hanno tirato fuori fino a questo momento, però questi erano piccoli spunti di riflessione su Cristiano Ronaldo, che arriva come quello che ci deve far vincere la Champions, e ripeto, sono convinto che non sia stata solo colpa sua, anzi, penso sia stata più colpa della Juventus rispetto alla colpa di Cristiano Ronaldo, ma che in questo momento, dopo 3 anni di Ronaldo, un po' di dubbi ce li ho, a maggior ragione vedendo che comunque lui non è che stia dichiarando dappertutto no, io voglio rimanere. Me ne dico un'altra per concludere, scusate se siamo andati un po' lunghi, sono stato tantissimo tempo a dirvi secondo me Ronaldo va via, ad oggi vi dico che credo che sia molto più probabile che rimanga Cristiano Ronaldo, perché ancora una volta lo ribadisco, lui lo ha fatto capire più volte di voler andare via, e la Juventus magari era anche disposta a dire ok, te ne vai, e magari anche Allegri è tornato perché gli aveva detto guarda che Ronaldo ha chiesto di andare via, e quindi è, però oggi dove va? Dove va oggi? Se non va a Parigi, dove stampano i soldi, usano quelli del Monopoli, non so come ragionino, ma dove va? Non va da nessuna parte. Quindi credo proprio che Ronaldo farà un'altra stagione a Juventus. Penso che sia più probabile l'ipotesi davvero di un rinnovo per poi pensarci l'anno prossimo, perché accontenti un po' tutti. Contenti Ronaldo, contenti la Juventus. Ronaldo forse un po' meno, più la Juventus, però Ronaldo si ritrova eventualmente l'anno prossimo senza il rischio di rimanere, paradossalmente, senza una squadra che gli garantisca almeno 20 milioni di euro, e potrebbe rimanere un quinto anno alla Juventus prendendoseli e facendo un ultimo anno a grandi livelli. Ma ribadisco ancora una volta, ora non c'è più la possibilità di mettersi davanti alla Juve come tante volte era successo. E ve lo dico, da quando Sarri sostituisce Ronaldo col Milan e entra Dybala, per me Sarri ha fatto la mossa più bella del mondo, perché Ronaldo stava rendendo poco e perché in panchina c'era un Dybala che scappava e che ha vinto la partita. Io non le voglio più vedere queste cose. Cristiano, se rimani e sei il benvenuto, e io sono pazzo di Cristiano Ronaldo e lo vorrei sempre a Juventus, ma ora, secondo me, non c'è più spazio alla frase fatta che ho sempre detto in primis perché erano altri contesti, ma ora sono diversi. Cristiano Ronaldo è così, prendere o lasciare. Cristiano Ronaldo è stato così, e se Cristiano Ronaldo vuole allungarsi la carriera e giocarsela ancora alla Juventus ad alti livelli, percependo degli stipendi importanti, non può più essere così a lasciare. Deve accontentare anche le esigenze della società e dell'allenatore, perché è e rimane ed è sempre stato un tesserato della Juve. Quindi Cristiano, pensaci bene, un paio di settimane poi torna in ritiro, ma se rimane la Juve sappi che noi vogliamo un qualcosa in più sotto il profilo umano, non sportivo, umano, e ce la puoi fare. Devi lavorarci un pochino e impegnarti, ma ce la puoi fare.